Volevo farvi vedere questo grafico qui, che è la teoria della coda lunga. Non so se l'avete mai sentita. No. Questa è una strategia perché uno potrebbe dire, vabbè, Giulio ci stai dicendo queste cose, ma ormai tu ci hai avuto la botta di fortuna che ti sei collocato in una nicchia. Ma se uno arriva oggi a fare ricette c'è troppa concorrenza. Per posizionarsi, abbiamo detto posizionarsi non vuol dire posizionarsi in generale, ma vuol dire posizionarsi rispetto a una precisa parola o a una combinazione di parole. Ora, più aumento, più parole metto nella mia ricerca, più questa ricerca è specifica, no? Giusto? Quindi io cerco gabbie per criceti rossi della Mongolia, cioè ho esattamente in mente che cosa voglio, no? Il risotto allo scoglio con grano saraceno, giustamente. Guarda, questa è una cosa molto buona. Oppure pensa i biscotti. Ecco, questo è un classico. Biscotti. Faccio la ricetta ai biscotti. Aspetta, però ci sono i biscotti al cioccolato. Quindi è più specifica. Biscotti al cioccolato fondente senza glutine. Se io voglio posizionarmi per biscotti al cioccolato, avrò un'alta concorrenza e sarà difficile posizionarmi e ho un basso focus, quindi molto è larga, no? Biscotti al cioccolato in generale diminuisce il focus e alta la concorrenza, mi vado a posizionare qua. Se io faccio biscotti al cioccolato fondente senza glutine, mi vado a posizionare qua, giusto? Sul grafico. Ho una bassa concorrenza e un focus specifico. Come noi la matematica l'abbiamo studiata tutti a scuola e sappiamo che alla fine questo grafico, quello che contano sono le aree, cioè l'area gialla vale come l'area verde. Perché? Cioè, mi conviene invece che cercare di posizionarmi per torta al cioccolato con un articolo, mi posiziono per torta al cioccolato fondente senza glutine, torta al cioccolato fondente senza latte, torta al cioccolato fondente senza zucchero, torta al cioccolato al latte senza glutine, torta al cioccolato. Cioè vado a creare tanti contenuti, ognuno che porta poche persone, ma nel complesso riesco a posizionarmi bene, cioè riesco a portare 100 persone. Se delle ricerche specifiche ognuna mi porta 10 persone, mentre la ricerca generale mi porta 100 persone, io con 10 ricerche specifiche becco le stesse persone che con una ricerca generale, ma è molto più facile posizionarmi. Ha senso? Ok, quindi in tutto ciò mi riaggancio a quello che mi dicevi tu all'inizio, cioè ma che cosa, qual è la strategia giusta per posizionare le cose sul motore di ricerca? Cioè sto posizionamento è un servizio che si può vendere o non si può vendere? Il vero servizio che si vende non è il servizio tecnico, ma è capire che cosa c'è nella testa delle persone, capire come le persone cercano una determinata cosa, quali parole mettono dentro, qual è la loro esigenza, che cosa sono disposti a fare, come sono disposti a pagare, che cosa sono disposti a spendere, perché magari il servizio è giusto, ma il metodo di pagamento che gli offro, no. Sono diffidenti con la carta di credito, per cui se lo sarebbero pa comprato pagato in contrassegno, ma con la carta di credito no. Oppure se lo sarebbero comprato con la carta di credito, ma col bonifico bancario no. Perché lo vogliono subito, perché non hanno paura, perché sono tutti professionisti che hanno il conto su Fineco, che ogni volta che c'è una transazione gli mandano l'SMS, per cui non hanno paura a mettere la carta di credito online, perché ne hanno il pieno controllo. Invece gli rompe le scatole doversi mettere lì a fare il bonifico, per cui scelgono un tuo competitor che ha un diverso metodo di pagamento. Quindi il vero valore di questa consulenza è capire come ragionano le persone, che cosa hanno in testa e in base a quello disegnare i prodotti, un po' quello che Però fate voi. come fai? Cioè, se io sono uno startup, non lo so questo, perché non ho i primi accessi? Io vivo po'. No, se tu. Cioè, questi sono indipendentemente dagli accessi, ok? No, sì, diciamo, Quindi se io sono una startup, vado da Giulio Godiano e gli dico: senti, secondo te una roba del genere può andare? Io studio queste cose qui, questi strumenti che come dicevi te, ah, che gli hai detto così? Sì, è semplice.
Cioè, non è che sono strumenti che solo Marco Merlioni sa usare. Vado là, studio un attimo anche in base all'esperienza che ho fatto e gli dico: guarda, questo servizio non può decollare, oppure devi modificare la tua offerta così. Se la modifichi così, riuscirai a beccare una domanda, perché grazie al motore di ricerca, grazie a questi strumenti che si aggancia al motore di ricerca, noi sappiamo dove stanno le domande ora, che prima non c'erano, erano affidate all'intuito dell'imprenditore. Mentre questa è una figata, non tanto per confrontarci sui Berlusconi, ma per capire che là ci sono delle domande che girano, e finché quelle domande non incontrano l'offerta, ci saranno queste persone che sono disposte a pagare, ma non sanno a chi dare i loro soldi. Riallacciati. Però capito, tutto questo che ci ha raccontato di tecnico c'è ben poco. Super tech non serve niente. Esatto. Allora, quello che serve è avere la capacità, diciamo, creativa per individuare queste domande. Sì. E lì c'è l'intuito dell'imprenditore. Perché se no non c'è. Sì, la capacità creativa è molto aiutata dagli strumenti, no? Lì c'è l'intuito dell'imprenditore, ma la posizione dell'imprenditore a volte è ferma dal suo punto di vista, dal punto di vista di chi ha solo i numeri delle cose che ha venduto, come hai detto te. Io avvio il sito, poi ho i numeri. Questi sono numeri a prescindere dall'intuito che ti fanno. L'intuito dell'imprenditore, se parlavamo dell'imprenditrice ieri valenziana, l'avrebbe portata a non offrire un servizio che invece le persone stanno cercando.